notte è la notte che profuma di conferme, la notte che sogna di Wade Davis, perché pensate, l'unico titolo che gli manca allora è proprio la Supercoppa di Lega, che sfumò lo scorso anno per colpa dei calci di rigore allora all'inizio dei Black Cats. Da quel momento in poi è stato un dominio totalizzante della squadra dei Diavoli Bianchi. Oggi giocano contro la Dolce Vita, una squadra che ha dimostrato di essere la bestia per lunghi tratti, ma una squadra ferita, retrocessa in Serie B, che oggi vuole prendersi comunque questo grande titolo, una squadra che vuole scacciare la maledizione finale, però di contro c'è l'avversario peggiore. Dal campo Paspartù ripartiamo alla grande sotto Marco Ropietti e Lorenzo Marzioni. Questa è la Supercoppa di Lega, questa la sfida che frappone i White Devils, campioni di tutto, contro la Dolce Vita, vice campione della Coppa. Lorenzo, un parere al volo dunque su questa sfida. Una partita interessantissima, una partita che aspettavo con ansia, perché nonostante non abbiamo quasi mai smesso di giocare, però la Summer Cup ha sempre un sapore diverso. Da oggi si inizia a fare sul serio e da oggi rivediamo veramente una squadra cannibale. L'anno scorso si è dimostrata una squadra cannibale, vediamo se anche quest'anno ha ancora fame di vittoria oppure si è un po' posata sulla gloria. Dall'altra parte c'è una nobile decaduta, ovvero Dolce Vita che è retrocessa, una squadra che non ha un ottimo rapporto con le finali, ma secondo me stasera ci potrà sorprendere. Ti aspetto una grande partita. Falasco cerca di girarsi, il contrasto è efficace, di salto in banco, la palla ripartire, Dodai a gran velocità, Dodai un dribbling, tenta il secondo, non gli riesce, ma la palla poi arriva a Gabrielli che la lascia lì verso Matteo Saltimbanco. Tutto facile, tutto bello quando sono scorsi 1 minuto e 50 secondi sul cronometro di gara. Sono i guaitari ad andare avanti. Abbiamo visto intanto un duello nel duello, ovvero quello tra Bizzarri e Falasco, che secondo me ci sarà molta ruggine in questo duello. Bravissimi White Devils a ripartire alla grande, e la Dolce Vita deve capire che non può allungarsi, non può lasciare questi spazi, se no i White Devils puniscono 1-0. Intervenite voi ragazzi se volete in maniera, tanto c'è Falasco che libera questo mancino sul fondo, destra e sinistra, comunque quando si gira può far male. 5 minuti, 1-0 per i White Devils che conducono in questa Supercoppa. Pallone verso Falasco, toccato Falasco da Gabriele, tutto regolare con l'arbitro. Attenzione perché intanto qui c'è ora di farlo su Cabbiati. Andiamo comunque a rivedere le immagini. Secondo te il contatto era un po' cercato? Sto con l'arbitro. Dodai, Gabrielli in controllo, c'è Carlosini che attende. Attenzione, numero 11 Gabrielli, destro e sinistro, non fa differenza. Poi scarica ancora sul salto in banco Rubin in corner. Bizzarri sul salto in banco, numero di Matteo salto in banco che se ne va. Ancora il capitano che ha realizzato il gol. Qui però sbaglia, Cabbiati interviene. Allora Falasco cerca la giocata, ma Gabrielli è un brutto, un osso duro. Accelerare un po'. Gabrielli va verso salto in banco, ancora per Danny Rubini. Che parata di Rubini, li sta tenendo in piedi perché si, si allungano vita. Però rischiano troppo ragazzi. Prendere un gol adesso potrebbe fare malissimo. Falasco di prima, il contrasapito Dodai che parte in contrattacco. Dodai Gabrielli, un 2 contro 1 micidiale. Eccolo Danny, controllo Danny, mette a terra il portiere che non ci casca. Bravissimo. Ma non è ancora finita, ancora Gabrielli, Rubini rimane lì. Gabrielli insiste, cerca ancora l'angolo di tiro, non lo trova perché c'è sempre Rubini. Si insiste Gabrielli, nessuno gli va incontro, hanno scherzato col Mamma fuoco mia, ancora. Cosa ha fatto Rubini ragazzi? Ha tenuto 6 finte, veramente bravissimo. Cabbiati cerca lo scambio, ancora Cabbiati in area, Cabbiati col mancino, la parata Vaisini sulla linea, salti in banco, l'ha anche toccata Rienzo, la parata sempre finita in porta. Queste sono le azioni che devono fare la Dolce Vita, appoggio e inserimento sul più. Ah, diciamo, attenzione a questo errore che favorisce Falasco, che si divora il gol del pari per la Dolce Vita. Questo se l'è mangiato, sì. Questo se l'è mangiato. Occhio. Scendo. Gabrielli aumenta il passo, Gabrielli libera il destro sul fondo. L'aneddoto su Chiari te lo dico dopo, perché parte Danny. Danny cerca il filtrante, c'è proprio il neo entrato Giulio Chiani che prende il pallone e gioca la sua prima sfera nel Turning League. Lo fa all'indirizzo di Amedeo Cabbiati. Cabbiati, isolata, puntata, interviene Rienzo. In qualche modo si salvano. Schendo cerca la giocata e passa Schendo. Rubini rimane fermo. Luca a rinvenire, è entrato Luca Proietti. Intanto hanno ascoltato le tue parole. Finalmente hanno sentito le mie preghiere. È uscito Bobby e si mette a fare l'ultimo Cabbiati. E questo è un rischio. Pallone verso Schendo, ancora Rubini, miracoloso, poi Donati. Mamma mia, Rubini, che ruolo importante ha avuto in questo primo tempo per la Dolce Vita. Di Luca Proietti. È uno schema? Lo favorisce Chiani, addosso a Cimarra, ancora Giulio Chiani, la gioca su Cabbiati, Cabbiati sterza, va col mancino, traversa! È questa sfortunatissima la Dolce Vita. Grande chance di Rosso Blu! Il centrale di White Devils, il centrale di una squadra come quella di White Devils, deve impostare velocemente la mano. Un errore di Gabrielli e Marco Sini! Il capitano ne approfitta, minuto numero 22, la Dolce Vita pareggia. Mi senti dire con merito, con Marco Sini. Mi senti dire con merito, l'avevamo detto, Marco Sini, se vuoi andare a fare la guerra, è un uomo importante. Infatti qui è andato a lottare, senza timore di pensare di nessuno, è andato a prendersi questo pallone, lo scaramento dentro di cattiveria e fa 1-1. È un po' di errore in questa fase, diciamo, siamo sempre, pur sempre nel pre-season. Intanto Giulio Chiani libera il destro, la parata di Arienzo, si presenta bene comunque. Molto bene. Il nuovo numero 10 della Dolce Vita. Occhio a contropiede ora. Chiani illumina Sene,
Carlosini col destro sul fondo. La messa sul secondo, la messa, cercava Amedeo che però non poteva arrivare. Cabiati tocca un po' così così. Cabiati però rimedia ancora Amedeo. Cabiati con l'esterno bene su Chiani, gran finta di corpo. Chiani! Giulio Chiani ha ribalta a 2-1 Dolce Vita, minuto 25. Clamoroso passepartout. La Dolce Vita ora si porta davanti con Chiani. Diciamo che come bigliettino di sera non è male, che ha fatto una finta di corpo fantastica per far scorrere il pallone. Destro secco, non Bonulla Rianzo, bravissimo Cabiati che prima ha perso il pallone, ma non ha mollato, l'ha recuperata, ottima palla. E poi ci pensa Chiani per il 2-1, ribaltone da Dolce Vita. Si allarga a destra, la mette al centro, Chiani col tacco! Mamma che si era inventato per chiudere il primo tempo. Il tempo che si chiude qui, punteggio che segna 2-1 per la Dolce Vita, che ha ribaltato l'iniziale gol di Saltimbanco. Hanno risposto in arnesi con Marcossini e con la rete poi del 2-1 da parte di Giulio Chiani. Lorenzo, un commento flash. Una partita stupenda, la Dolce Vita molto brava a restare in piedi nei momenti di difficoltà iniziali e a reagire alla stragrande, la grande squadra, e portandosi sul 2-1. Cabiati, Sini con l'esterno, occhio a Bizzarri che subisce questo contatto, in questo caso Falasco. Tutto regolare, sono dietro di gara, credo un po' sulla stessa falsariga del primo tempo, neanche protesta Falasco, perciò andiamo diretti con questo pallone giocato dentro con Cabiati che si divora il 3-1. Questa era una grande occasione per la Dolce Vita, disattenta alla retroguardia di Wade Davids, non la prima volta. A livello di, non parlo di giocatori difensivi, parlo di, di assetto difensivo, è una squadra che storicamente sempre di contrattare, però ti fa tanti gol a partita, come in questo diciamo caso Gabrielli che prende il pallo, incredibile. Mamma che giocata che ha fatto, ragazzi. Ma il ritmo ora è frenetico, Bobby allunga male, ma il ritmo ora frenetico. Gabrielli dentro, salti in banco, dentro l'area di rigore, va giù. È tutto regolare secondo il direttore di gara, non c'è contatto falloso. Aspetta, niente, si ferma adesso perché sembra se si è fatto male. Andiamo a rivedere con le immagini. Lorenzo ha calciato il piede di Bobby. Bobby sbaglia, Totale recupera, Gabrielli ancora, Bobby a chiudere, ma c'è Saltimbanco. Saltimbanco pesca ancora Danny, pallone dentro per Dodai, salva Carlosini. Quinto sul cronometro, Dodai, Gabrielli. È uscito Gabrielli per la prima volta del match, è entrato Marcosini, mamma mia. Gabrielli sfodra questa conclusione che scheggia il palo, prova il destro, questo è un brutto errore perché c'è Dodai che innesca di fatto Gabrielli, dribbling secco di Gabrielli, secondo dribbling, Gabrielli con la punta, c'è il contatto, c'è il contatto che ha calciato Vata Rubini, è dentro o fuori? Secondo me fuori, vediamo, vediamo cosa dice l'arbitro. Secondo me il fallo è giusto, 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 sacrosanto, mi sembra sacrosanto da qua. È da fuori, capire, però secondo me è fuori. È però un l'arbitro pelo fuori. Vediamo, le immagini sono queste intanto. E infatti l'arbitro ha messo la palla fuori, mi sembra, sì, dischetto, sì. Quindi è calcio di punizione. Parte Gabrielli. Sul muro che si chiama Rubini. Palla verso Bizzarri, sterza Bizzarri. È tutto regolare, arriva Gabrielli. Gabrielli ha finta, può liberare il destro, ma c'è ora. Mortal Kombat Proietti che è entrato in campo. Ha fatto la sua voce. Ma qual è il secondo per Dodai? Rubini lo sporca col piede. Che partita meravigliosa, Lorenzo. Occhio al capitano che va con la punta, Rienzo in corner. Era una bella conclusione quella di Capitan Siri. Si propone nuovamente Dodai. Attenzione che arriva, pallone giocato su Dodai, c'è un contatto, l'arbitro indica calcio di punizione. Parte Danny col destro sul fondo. Dodai, bel fiore, bello scambio tra i due, la palla passa in qualche modo, si ritrova lì Dodai. Rubini interviene ancora, Rubini, invalicabile. Ancora di Rubini. Dodai la gioca ancora all'indirizzo di Gabrielli, dribbling secco di Gabrielli, Gabrielli insiste, va Danny! Eccolo qua! Il gol del due volte pallone d'oro, Gabrielli fa 2-2 al minuto 17. Nel momento più difficile esce fuori il giocatore più forte, c'è poco da dire, qui se l'ha inventato da solo. In un momento in cui la Dolce Vita stava coprendo basso, stava difendendo benissimo, salta secco l'avversario, sfonda giù tutto, la butta dentro, un gran giocatore, null'altro da dire. Però la Dolce Vita chi vuoi dirgli, nel senso, no, stanno facendo la partita e posso cosa fare fatto per fiore. Per fiore. Un'impressione geniale alla Gabrielli! Danny Gabrielli! La ribalta di nuovo! Ma che giocata! Che giocatore è Lorenzo Belfiore! Che numero! Allora, qui Danny ha deciso di cambiare la propria mentalità, si è visto proprio nello sguardo, ma qui bisogna sottolineare la giocata di un giocatore troppo spesso dimenticato, che è Belfiore, che con un tacco volante apre il contropiede, porta Danny Gabrielli solo contro Rubini, lì non sbaglia mai, qui intanto risponde Chiani, Chiani. Che già attraversa, che partita. Danny, ragazzi, da 7-8 minuti a questa parte ha deciso di voler spaccare il mondo. Se non lo fa lui, chi lo può fare? Oggettivamente nessuno. No, ha fatto un primo tempo, lo dico in maniera normale. Sì, in difficoltà, anche un po' innervosito, in secondo tempo ha cambiato registro. Belfiore, Gabrielli, ancora Danny Gabrielli.
Gabrielli. E vabbè, fa quello che ti pare allora a questo punto. Fai quello che ti pare. Tripletta, un gol meraviglioso che forse mette l'imprendita sulla finale. Fa quello che ti pare, ma io ancora non mi stanco di elogiare Lorenzo Belfiore. Beh, come spalla, diciamo, beh, che non è male, perché chiudere quel triangolo in mezzo centimetro quadro non è facile. Poi Danny ci mette il suo, perché quello scavetto lo devi fare. La Dolcita, come ha subito il pareggio, si è allungata in maniera mortifera. Ancora Gabrielli va attento su Belfiore. Belfiore, palo incredibile. E più adesso vacilla la Dolce Vita, ma ci credo, perché vacillerebbero in tanti contro questi White Devils. Si lotta ancora, si gioca ancora la terra, c'è un po' confusione, eh? Cabiati e il contropiede, attenzione ancora Proietti, 2 contro 1, pallone su Chiani, Chiani sfida Cimarra, Chiani col destro, Arienzo, poi Proietti si lotta, Arienzo che mette la sua firma di Arienzo. Cabiati. Ora però c'è un po' di disattenzione, i White Devils hanno un pochino allentato la pressione, la Dolcita vuole crederci. Thomas Donati su questo calcio di punizione la gioca su Gabrielli. Gabrielli va dentro, dai, cerca il tacco, sfiora il pallone, la palla però esce fuori. Terzo il finale della partita. Niente, Marco Sini la gioca su Chiani. La palla di Arienzo, poi Arienzo rovina un po' su Chiani. Chiani neanche protesta, però va detto con sportività. C'è calcio d'angolo. Io un'idea ce l'ho. Pure io. Per me è Lorenzo. Chiani su Marcosini che va a calciare. Ancora Arienzo, proietti fuori. Arienzo ha deciso di salvaguardare lo specchio della porta dei suoi. Ultimi 5 minuti eroici di Arienzo. Non c'è più tempo. Ai White Devils manca un titolo, se lo sono presi questa sera. Contro però una bella Dolce Vita in una finale estremamente bella, Lorenzo. È stata una partita fantastica. Tantissimi complimenti a entrambe le squadre perché ci hanno fatto veramente divertire. Mi aspettavo una partita interessante, ma non fino a questo punto, quindi ancora rinnovo i miei complimenti alle due squadre. Grande ruolo alla Dolce Vita, che secondo me se mantiene questo assetto può tranquillamente giocarsi la cadetteria. Bene anche infiniti, questi gesti di fair play, sì, partita. Veramente, perché se ne sono date di santa ragione, come bella... è giusto che sia, ma a fine partita finisce tutto ed è giusto che sia così. Questo è un bel concetto di finale, un bel concetto. La Dolce Vita adesso perde un'altra finale, ma oggi ci sentiamo di dire che è la finale forse migliore che hanno giocato. Assolutamente Dolce Vita, sì, da tutti, senza dubbio. Quindi grande onore in merito a loro. I White Devils ripartono, c'è poco da dire, perché ripartono un titolo nonostante una serata difficile, nonostante essersi trovato un avversario tostissimo di fronte. Dopo tante difficoltà hanno saputo tirare fuori il proprio talento e hanno saputo vincere la partita come sanno benissimo fare. Alessio, è una sconfitta in finale, no? E quindi fa strano, ok, però questa forse non è la finale sulla carta, no, più facile da giocare contro la squadra che ha vinto tutto. Avete fatto una grande partita oggi. Cosa vi è mancato? È difficile dirlo. Non lo so, forse in quei 5 minuti un po' più di attenzione magari. Abbiamo preso quei 2 gol su 2 imbucate loro che non sono state seguite tanto bene. Però insomma noi abbiamo cambiato tanto rispetto all'anno scorso e forse abbiamo guadagnato qualcosina in fase difensiva. Mi sembra che stasera si è visto, perché specialmente il primo tempo ne abbiamo concesso poco. Fino a 8 minuti alla fine eravate in vantaggio 2-1 contro una squadra che domina i nostri campionati, quindi insomma. Beh, loro poi rispetto agli anni scorsi sono cresciuti molto, perché giocano molto più a calcetto veramente. Prima erano tante individualità, adesso invece hanno iniziato anche a giocare bene. Senti, la Dolce Vita in questa finale può rafforzare questa prestazione contro la squadra più forte di tutte? Può rafforzare il fatto che siete in Serie B per sbaglio? Ma per sbaglio no, perché comunque l'anno scorso siamo stati sempre pochi, e quindi alla fine il campo, il suo verdetto è stato giusto. E noi comunque oggi non è che siamo venuti qua tanto per, ci credevamo tutti, abbiamo detto anche per lo spogliatoio e si è visto anche sul campo. Ci riproveremo prima o poi. Un'ultima domanda, hai fatto una prestazione straordinaria, hai parlato di tutto stasera, insomma forse Rubini è il punto da cui ripartire per la Dolce Vita. Siamo tutti quanti. Vince la Supercoppa del Casa 5 delle... Oh! Ah, diciamo, quanta fatica c'è stata però Danny oggi? C'è stata fatica, perché iniziare subito così contro un'avversaria tosta come la Dolce Vita, che ci dà sempre del filo da torcere, non è stato facile. Poi diciamo siamo scaldati e il secondo tempo l'abbiamo gestita meglio. Matteo, pronti via, un minuto e mezzo segni il gol dell'1-0 e... facile come si arriva. No, però insomma al di là di questo sembrava una partita in discesa, non solo per quel gol ma proprio per come avete giocato all'inizio. Poi quali difficoltà avete avuto nel corso della partita?
Il problema è che andiamo sempre fuori di testa, anche se siamo sopra 2-3 gol ci innervosiamo tra di noi e questo non deve accadere, soprattutto una squadra qualitativamente brava come noi. Riccardo, quanto sei incazzato oggi? Tanto, ma sto ancora incazzato, ma non ho neanche festeggiato per bene perché facciamo sempre gli stessi errori e nervosismo tra di noi, cose che non servono, e nel secondo tempo invece siamo rimessi a posto, diciamo, con la testa e l'abbiamo portata a casa, ecco. La Dolcita è e resta, nonostante tutto, forse la squadra che vi dà più difficoltà, no? Beh, noi soffriamo le squadre che giocano il futsal vero e proprio come fanno loro, quindi sì, l'abbiamo sempre sofferta e non sono una squadra della Serie B assolutamente. È una delle nostre, cioè secondo me è una delle migliori squadre del Terni League. Senti, poi dopo passo la parola proprio a lui, e a un certo punto nella difficoltà hai operato un cambio importante perché hai giocato con Danny, Emiliano e Lorenzo Belfiore insieme, e quanto è stato importante e anche delicato questo cambio comunque in un momento difficile da partire? Su Belf ci contiamo, quindi è stato un cambio importante sia emotivamente sia per la qualità tecnica del giocatore. Sì, i compagni ridono, beh, perché ridono? No, è una partita scorsa. Vi faccio leggere la chat di WhatsApp in privato. L'assist di Tacco invece raccontaci. È capitato. Sì, è casuale, dai. Senti, un successo importante che porta anche alla firma. Secondo Lorenzo Orsini sei il man of the match, non ce ne voglia Danny. Emiliano più no, che per altro. No, man of the match per il cambio alla partita. Però a che percentuale sta Belfiore oggi? È ancora bassa. Però sì, ho tanta voglia di fare perché comunque vengo da 3 mesi di stop. Spero di tornarci il prima possibile. Ha rimosso l'amicizia comunque a Falocco su Instagram. No, voglio dare una mano al gruppo e sono contento. Per ripartire in questa stagione con la pancia piena, no? Qual è la difficoltà che potete avere voi? Io abbastanza, però no, principalmente per il fatto che la troppa voglia, quello che dicevo prima, e ci porta a innervosire e a non giocare bene fondamentalmente, perché a parte i primi 15 minuti abbiamo giocato benissimo, dopo ci siamo innervositi, andiamo fuori di testa, ci arrabbiamo tra di noi e diventiamo troppo... Aspetta che sta fatino, Mondino all'avventura, Mondino che coglie gli asparagi. Le cose non ci stanno! Diventiamo troppo egoisti, non siamo più squadra. No, per me non è, non diventiamo egoisti, è che non riusciamo a gestire la troppa voglia, troppa foca, ci rovina. Dobbiamo gestire le partite meglio. Soprattutto io. Una squadra come la nostra che la palla la sa gestire benissimo, dobbiamo essere più bravi magari quando stiamo in vantaggio a mantenere quella calma. Mister anche nei cambi. Però, mister, un'ultima domanda a te, no? Fare la magnetta. Due domande che le faccio un po' a tutti, chi vuole rispondere. Oltre ai White Dates, qual è l'avversario da battere? Cioè, oltre a voi stessi, qual è secondo voi in questa Serie A l'avversario che può dare più fido ad oggi? O gli avversari? Guardare i nomi a livello tecnico sicuramente l'Ares, mi viene da dire, e comunque nel complesso secondo me la qualità della Serie A è più alta rispetto all'anno scorso, quindi ogni partita sarà molto difficile. Contro di noi penso che molti daranno il 100% se non di più. È anche giusto, però a livello di nomi, di tecnica, di qualità mi viene da dire l'Ares. E ultima chiosa, quanto è sarebbe una finale così combattuta, tirata? Vi siete menati, come è giusto che sia, menati sportivamente parlando, però molto corretta, no? Cioè, dà un senso in più, parliamo spesso di fair play e quant'altro, però una finale comunque tosta, pensate agli avversari che vincevano fino a pochi minuti alla fine e poi vanno a perdere, non è bello questo messaggio? Sì, no, è bello, e questo è anche il senso del Terni League che vuoi far passare te e che noi siamo contenti di far passare in campo, ecco. E contro di loro comunque è stato dire, in campo sì, botte, anche qualche ci appiccichiamo ogni tanto, ma a fine partita quello è il calcio. Quello è il calcio, sì.